L'assessorato regionale istruzione e cultura è impegnato in un progetto di valorizzazione del patois, inteso non solamente come lingua storica, bensì come strumento moderno di comunicazione e momento di integrazione tra tutti coloro che desiderano riconoscersi nella comunità valdostana e condividerne i valori. In quest'ambito, dedicato alla fascia d'età 0-6 anni, è stato dato avvio al Projet Popon, presentato lunedì 10 ottobre. Quindi l'idea intanto di proporre una collaborazione ad Altan, che da un punto di vista comunicativo è colui che oggi riesce eh, maggiormente, secondo noi, a comunicare ai ragazzi, ai piccoli, eh, prendendo un personaggio del eh, momento popolare valdostano del gioco, il Tatà, trasformandolo in storia, eh, cercando di raggiungere attraverso i bimbi anche le mamme e quindi dei prodotti da distribuire eh, alle neomamme, ma anche ai bambini che fino a sei anni avranno la possibilità. Di conoscere eh, con dei libricini questo personaggio, eh, questo Tata, che racconterà delle eh, leggende, delle filastrocche valdostane in patois, ma dove ci sarà anche la possibilità della traduzione in italiano e in francese. Questo per eh, sottolineare che il patois, da lingua di tradizione come è sempre stata, oggi sta diventando nelle nostre intenzioni anche momento di integrazione. Noi vogliamo dare la possibilità al maggior numero possibile di persone di avvicinarsi al Patois. E riconoscendosi in questa lingua, in questi valori valdostani linguistici, nella comunità valdostana. Il projet Popon sarà attuato nell'arco temporale di un triennio e, come detto, è frutto di una collaborazione tra l'assessorato Istruzione e Cultura e il disegnatore Francesco Tullio Altan, non nuovo alle collaborazioni con lingue minoritarie, ma che si è trovato per la prima volta a reinterpretare un personaggio della tradizione. Direi che mi sono sentito bene perché, insomma, fa parte un po' dei personaggi delle mie cose per bambini. È stato abbastanza facile trovargli l'aspetto che poi ho visto, che poi non è tanto diverso da quello, appunto, della tradizione. Le storie proposte sono filastroche recuperate dalla tradizione regionale e pubblicate. Il primo prodotto del progetto Popone è un libro in stoffa, un libro cuscino che verrà regalato a tutte le neomamme a partire da domani, eh, destinato appunto ai bimbi appena nati. Dopodiché seguirà una collana di libretti in cartone eh, per i bimbi un poco più grandicelli destinati agli animali, dedicati agli animali. Grazie alla collaborazione con l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali e con l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, il libro Cuscino sarà consegnato direttamente nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Boregardi a Osta. Il primo libretto cartonato sarà distribuito gratuitamente a tutti i bambini da 0 a 6 anni per il tramite di scuole dell'infanzia, consultori, asili nido, garderie, spazi gioco e tate familiari e saranno in visione nelle biblioteche e negli studi pediatrici. I quattro successivi libretti usciranno a cadenza bimestrale. Una sezione del sito www.patouavida.org è stata destinata al projet Popon. Qui si potrà accedere all'ascolto di tutte le filastrocche nelle diverse varianti di Franco Provenzale Valdostano. Un accesso diretto sarà consentito tramite uno smartphone che abbia installato il lettore per QR Code.